gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Mi ha fatto un po' fatica a trovare degli argomenti per fare questa introduzione, perché è una settimana un po' così, sai, Pasqua, le vacanze, però poi c'è venuto, però poi c'è venuto in mente qualche illuminazione sulla via di Damasco, diciamo che intanto... Tanto questa è la 12ª puntata del Gatto. Ti sei ricordato? Mi sono preparato, sono sì, dormito questa notte per pensarci, 12ª puntata del Gatto e la Volpe. Bravo. Ma questa... il gatto, comunque la cosa sta sfuggendo di mano, te lo dico. Sì, la gente ti ferma per strada. Mi ferma per strada, ieri sì, l'altro giorno mi ferramenta in due, ma tu sei il gatto o la volpe? Ma ragazzi, adesso non lo sappiamo. Diciamo che la notizia di questa settimana è che dopo... Quanti anni? Non so. Sei anni? Dal 2015 che è chiuso. Pensate, incredibile, cioè dopo nove anni aprirà il Cavour. No, no, non apre il Cavour. Il ridotto. Apre un pezzettino del Cavour, il ridotto apre del Cavour. In che senso? Apre nel senso che apre. Ci sarà una cerimonia. Ma con Mattarella? No, Mattarella, quando l'azione quella ha stanziato altri 44.000 euro di sanatoria. Vabbè, ormai non si contano più. Sì. 13-14 aprile apre il teatro Cavour, il ridotto del teatro Cavour, con visite guidate. Guidate da chi? Non si sa. Si sa. Tanto chiunque, chiunque sia quello che guida le sarà Ruggero, dai, che farà tutta la potrebbe anche la maestrina, il più grande esperto di teatri del mondo, che comunque Scaglioli gli dirà: aspetta, ti spiego io un attimo. Guarda, poi indica un santo scarfone che gli fa la foto mentre indica qualcosa. Sì. Poi dirà sicuramente dirà cose del tipo: però lì, lo farei in maniera diversa. Cambiamo, le racconto 50.000. La storia. Sì. Sono di turno io, quindi sappilo, Claudione, vengo io. Mi raccomando, non litigate. Non litighiamo. Gagliardo, lascialo a casa. È una bella giornata. Beh, c'ha il bar lì, quindi voglio dire, arriverà sicuramente. Arriverà sicuramente. Sì. Magari porta il caffè, il cappuccino. Certo, giustamente. E quindi questa è la prima cosa. Però gli Scaiola questa volta sono stati protagonisti, diciamo così. Anche con uno Scaiola che normalmente... è più così moderato, diciamo, moderato ecco. Cioè Marco Scaiola, diciamo così, ha detto una cazzata. Cioè, può succedere nella vita, cioè Marco non c'è problema, voglio dire, capita, basta dire scusa, può capitare di dire una scemenza, capito? Questo l'ha detto, cos'è che ha detto? Aspetta, che la razza bianca europea è a rischio estinzione. Qual è la razza bianca europea? Non lo so, chi sono? La razza caucasica. Io sono tu sei siciliano, guarda come sei scuro. Secondo me non è bianco. No, tu già sei mischiato con gli arabi, sicuramente. Poi dici a me, ma tu sei più arabo di me, Però io le scuse non le ho sentite, Ecco. Ci vorrebbe una scusa, ecco. Dire, Marco, ho sbagliato. Mi dispiace. Volevo dire quello. Invece mi dispiace, è stato un po' arroccato. Comunque è stato protagonista lui questa volta, no? Sì. Se la sono presa tutte con lui, la minoranza, l'opposizione. E poi lui ha risposto come lo zio. Però è tanto zio, cioè... si attaccano a quello per non strumentale, esatto. Creata ad hoc la polemica. Hai visto che bel collegamento che sto per fare con l'ospite di oggi? Questa cosa qua è l'opposizione. Comunque, allora, questo per arrivare all'ospite di oggi, che quindi è un consigliere di opposizione, anche per quelli di maggioranza. Non vengono. Oh, ma fermateli magari per strada. Ma perché non vai, ragazzo? Perché non vai? Ma so che c'è una trattativa in corso comunque. C'è una trattativa in corso? Sì, molto così. Sì. C'è il nostro pomatone che sta cercando di convincere uno di quelli un po' più smart. Diciamo. Smart, sì, ma sì, ma uno fare il nome, però. Ha detto che lui non deve chiedere permesso a nessuno. Ah no? No. Voglio proprio vedere. Comunque. Sua moglie sicuramente. Però. Ecco, esatto. Allora, comunque, l'ospite della... Facciamo un attimo una canzoncina tipo bandiera rossa, ladri non ferra. Infatti è vero, ci sta. È lui. Uno degli ultimi comunisti baluardi, diciamo così. È un compagno, diciamo così. L'ospite della 12ª puntata del Gatto e la Volpe è... Lucio Sardi. Vieni, Lucio. Lucio, vieni. C'è stato De Bonis, Barbagallo. Ci sono stati tutti. Sto comodissimo. È stato il buon Cesare. Cesare è doppio di me. Bello in forma. Anche lui è un po' contratto, guarda. Attenzione. Oggi, ragazzi, per seguirvi il gatto, la volpe, l'orso. L'orso. Ecco, sì. L'abbigliamento che hai scelto per venire qua oggi? Niente, non ho... Non hai preso le prime cose che... si lamenta di come l'ho tirata subito, era troppo facile, non potevo lasciare così a porta vuota. Non commentate, ci può stare, si resta da solo. Quanti anni hai piuttosto? 50?
53, vado per i 4. Oh, 54. I famosi, favolosi anni 70. Quindi, quell'età lì. Beh, allora, stavolta l'ho fatta io perché tu sei andato in ritardo, quindi la scheda. Ho allora, a tempo sulla via del signore. Consigliere comunale di Alleanza Verdi Sinistra. Esatto. Ok. Segretario provinciale. Provinciale, sì. Di Sinistra Italiana. Sinistra Italiana, qua si fa un po' di confusione. Poi candidato sindaco. Sì. Quasi sei anni fa. Quasi sei anni fa. Sì. Revisore dei conti del Comune Imperia e ex membro del CDA della Go Imperia. Quindi più o meno questo un po' più o meno, il quadro generale commercialista, esatto. Commercialista. E attenzione, tra i primi a parlare negativamente della privatizzazione dell'ISAC. Così partiamo subito. Sì. Partiamo così sul, esatto, caso. Perché io sono stato a trovarmi un comunicato stampa, parecchi comunicati stampa, in cui parlavi di ISAC in termini non proprio, diciamo così, entusiastici, proprio sul riguardo alla privatizzazione. Temevi che la qualità del servizio potesse peggiorare. Ora, a sto punto, che effetto ti hanno fatto le notizie, l'inchiesta della magistratura e le immagini che hai visto? Immagini che mi sono forzato a vedere perché sono veramente difficili da vedere, devo dire, però in qualche modo bisogna essere colpiti anche da questo aspetto, perché ovviamente si prova sgomento e anche molta rabbia. Non dico frustrazione rispetto a quello che è stata la battaglia che ho fatto, non da solo, con altri in passato, per cercare di impedire questa privatizzazione, che era, diciamo, evidentemente un passaggio che avrebbe creato problemi. Non ci si poteva certo immaginare succedesse quello che è successo, però quando succedono certe cose, quando quel livello di degrado della situazione, il numero delle persone coinvolte avviene, vuol dire che c'è un problema che non è ad evitabili solamente i responsabili, che pagheranno, perché c'è un'inchiesta giudiziaria, quindi ci sono i giudici, questo è un lavoro che dovrà fare la magistratura, ma c'è una responsabilità a monte di come è organizzato l'ente, di come è stato gestito, di quello che è successo dal 2014 in avanti, perché l'ISAC io l'ho conosciuta, nel mio curriculum non avete messo che sono stato revisore dei conti dell'ISAC. Ah, ok, quindi la conosci bene dall'interno. L'ho conosciuta dall'interno, ho apprezzato quello che c'era, che la realtà che era, quindi ho avuto un contatto di questo tipo. Quando poi c'è stata la vicenda della privatizzazione, sono rientrato in contatto con chi stava lottando contro questa scelta e quindi, diciamo, mi sono appassionato, ho fatto una battaglia politica su quella vicenda anche per questo motivo, perché sapevo il valore di quell'istituto, sapevo la delicatezza del lavoro che veniva svolto e sono state le persone che ci lavoravano, che già in parte si erano allontanate, che erano ancora, diciamo, dentro, ma che avevano attenzione, passione per quella storia, che mi hanno coinvolto e cui io ho cercato di aiutare. Ecco, ma Pugis secondo te si dovrebbe dimettere? Assolutamente, sì. Ed è felice? Felice è un tecnico, è il direttore, è nominato dal consiglio di amministrazione, è un dipendente, di ISA con un incarico interno. Ok. Quindi, diciamo, il consiglio di amministrazione svolge, diciamo, organizza nominando anche un direttore, dandogli poi determinate mansioni. Quindi qua, diciamo, io penso che il problema sia un problema di governo politico, di amministratori in senso diretto. L'amministratore principale nominato dal comune è presidente. Ok, secondo te dovrebbe essere Puggi a dimettersi o Scajola a revocarlo? Diciamo, siccome Puggi, ognuno c'è i curriculum, ma no. Puggi è entrato, è stato in politica, è stato eletto consigliere comunale del PDL, poi si è sempre ricandidato, cosa stralegittima. Peccato che a un certo punto si è ricandidato da presidente nel frattempo dell'ISA. C'erano le famose lettere inviate ai familiari, ci fu quella, diciamo, polemica, molto pesante, insomma, le lettere inviate ai familiari per, insomma, invitarli a votarlo sostanzialmente. Sì. Non è che è stato ricandidato nonostante fosse presidente dell'ISA, è stato candidato perché, evidentemente, perché era presidente dell'ISA, ha preso i voti anche perché aveva quel ruolo. E nonostante sia stato eletto per ben due volte, si è poi dimesso per mantenere quell'incarico, cioè è stato uno scambio. Allora, siccome c'è stato questo scambio, siccome la scelta politica di metterci ad origine non è stata di Scajola, perché è stata del gruppo di, diciamo, lavoratori di Strescino, che lo propose ai tempi dell'amministrazione Capace, bisogna essere precisi. Sì, sì, sì. Ma poi dopo il patto Scajola l'ha fatto direttamente con Puggi, che lo sosteneva, l'ha messo in lista, gli ha portati i voti due volte, si è dimesso perché ovviamente c'era questo scambio. Quindi siccome ce l'ha messo lui, si deve assumere la responsabilità di quello che ha fatto Puggi, tanto quanto Puggi, perché politicamente, diciamo, io vado sempre, diciamo,
al primo responsabile. Non me la prendo col singolo operatore che risponderà con la magistratura per quello che ha fatto, ma sui problemi organizzativi dell'ISDAC risponde il primo amministratore e il politico che ha deciso un certo tipo di organizzazione. Che c'è un problema di personale, no? Questo ormai pare sia evidente, no? Ma c'è un problema di personale. Carenza di personale. Carenza di personale, ma soprattutto, diciamo, organizzazione. Cioè, noi abbiamo dipendenti, scritto nei documenti dell'ISDAC, potete andare sul sito dell'ISDAC, scaricate le relazioni, si spiega chiaramente che ci sono i dipendenti che lavoravano prima nell'ente che avranno un contratto e quelli che lavoreranno dopo nell'ente che avranno un altro contratto, sì, molto peggiore. Parliamo dei dipendenti diretti. E poi c'è un abuso, un eccesso di utilizzo di esterni, che vediamo anche nella sanità pubblica, che poi è quello delle cooperative, diciamo, gestite ovviamente con dei limiti operativi. Ma la responsabilità non è della cooperativa in assoluto, che può aver mancato i controlli, perché i controlli sulla qualità del servizio aspettavano ad ISAC. Certo. La Villa Galeazza non può essere data in gestione. Come fa a dire Puggi che è stata data in gestione? È una cosa inaccettabile, no, perché loro hanno una convenzione con l'ASL, non potrebbe neanche dirlo. Anche se non ho capito male, mi sembra di aver capito che l'ISAC sostanzialmente tira un po' la giacchetta ad ASL sui controlli. Ma ASL deve fare i controlli e anche le sue responsabilità. Mi auguro che adesso ci faccia più attenzione. O anche perché nel momento in cui dovesse far chiudere una struttura di questo tipo, non è facile ricollocare gli ospiti. Certamente. Però non può non fare i controlli. Una cosa che ti volevo chiedere, perché l'abbiamo chiesta, insomma, all'ospite precedente, che era Nico Zanghi, sindacalista della CISL, ma diciamo così è un po' tergiversato. È vero, sarà stato democristiano. Sicuramente. È vero che la qualità del servizio è diminuita, ma gli stipendi di Puggi e gli altri sono aumentati, zero. È vero o non è vero? L'ho scritto nei famosi comunicati che citavi prima, che erano quasi una decina sull'ISDAC. Lui ha costruito anche un meccanismo per cui siamo passati dal fatto che prima, quando era un'azienda di servizio alla persona, c'era il divieto per gli amministratori di prendere un compenso. Tant'è che era uscita su un giornale online, che potrebbe essere il vostro, era il vostro, che una notizia per cui alla fine, quando era stato nominato ad origine nel 2014, ci sarebbe stata, ma cosa non probabile, una richiesta anche che gli venisse riconosciuto qualche emolumento. Era vietato, quindi fino a che era un'azienda speciale di un certo tipo, pubblica, con i dipendenti che erano pagati come dipendenti pubblici, che venivano assunti su graduatorie pubbliche, gli amministratori non prendevano niente. Poi passiamo a un soggetto privato, dove invece i dipendenti calano, diciamo, nei contratti e vengono declassati. Non si può più accedere con un criterio selettivo che consentiva un accesso più qualificato e anche la mobilità verso altre strutture pubbliche, ma guarda caso gli amministratori si mettono, diciamo, un compenso che prima era vietato. Nel caso del presidente, 2.500 euro mese lordi non sono una cosa da poco, 8.000 euro annui complessivi, che sono 30.000 euro l'anno, 8.000 euro la vicepresidente, 200 euro a ogni seduta per i consiglieri. Il CDA, dove ci sono nomi, diciamo così, di candidati, segretario, sono candidati, erano candidati di Stanco Scaiola, no? Tipo Fagiolino, tipo Iraci. Poi nella prima nomina c'era un meccanismo di passaggio particolare. Cioè, questo è quello che è successo, come nelle grandi, diciamo, società. Questi grandi manager che si fanno gonfiare a dismisura i compensi, le aziende crollano, i dipendenti perdono diritti, poi magari le chiudono anche e vanno in malora. Mi ricorda un po' quello schema lì. Peccato che qua stiamo parlando di una cosa pubblica. È un servizio stradelicato. Non parliamo delle macchine, non parliamo di vestiti, non parliamo di altro. E adesso ci tengo a fare una precisazione, perché magari poi sembra che noi parliamo di Puggi e lui non c'è, no? Però noi l'abbiamo invitato Puggi, quindi lo rinvitiamo di nuovo. Se vuole venire qua a spiegare, diciamo così, le sue ragioni, Stefanone, vieni, dai, che ci può venire qua, l'abbiamo invitato, per adesso ha preso tempo. Quando vorrà venire noi lo ospiteremo volentieri per sapere qual è la sua versione dei fatti. Detto questo andiamo avanti e diciamo la verità finalmente, perché nessuno poi sostanzialmente l'ha mai detta, no? Sei tu che hai proposto Bracco candidato sindaco. Allora, io posso dire una cosa, penso di essere stato uno dei primi a cui Bracco ha comunicato la sua intenzione a proporsi come candidato. Quindi non sono stato io a cercarlo. Abbiamo avuto un incontro, lui mi ha detto che aveva in mente questa intenzione. Cosa. E tu l'hai portato un po', diciamo così. No, io sono rimasto anche sorpreso, perché non immaginavo che avesse questa intenzione, questa volontà. Poi dopo io ho partecipato a un tavolo politico di centrosinistra che si era ricostruito finalmente dopo le divisioni nefaste del passato, con questi mischiare tra gente di destra che poi torna a casa, il casino che è stato l'amministrazione Capacci. Siccome si era ricostruito un clima per ricostruire un centrosinistra, ho partecipato a quella discussione, e dove dentro a un certo punto ho detto che era opportuno che entrasse anche il gruppo organizzato che sosteneva anche la candidatura di Iva Bracco.
in modo tale che si discutesse tutti assieme, senza precostituire nessuna candidatura a sindaco, tant'è che io ho chiesto sempre su tutti che se non c'era un nome condiviso si andasse alle primarie. Ok. Il processo delle primarie, quando c'è stato il dubbio tra la doppia proposta Moretti-Bracco, noi abbiamo detto facciamo le primarie, la chiudiamo lì quando perché è uscita. Non sono state fatte le primarie poi? C'è stata un'opposizione di una parte del PD più diretta di un'altra componente interna. Nomi? Facci dei nomi. Qualche nome. Dai, su. Ma adesso sai, è difficile dire poi nel PD. Allora c'era perché poi il PD è andato letteralmente un po' in crisi, sì, è saltato, sì, sono cambiati i soggetti, gli interlocutori, c'è sì. stato, è successo un... Mi sembra un'interpretazione benevola in sì, direi un crisi. Discreto casino. Però i nomi non li ha fatti, facciamo qualche nome, dai, su, forza. Ma no, nel senso, allora poi quando facciamo le trattative c'era il segretario cittadino di allora, che era una camarata, poi a un certo punto è subentrato anche Casado. Ma volevano le primarie? Ma erano inchiodati dalle solite divisioni interne, quindi non riuscivano a trovare una soluzione sulle primarie, non è, il Partito Socialista era contrario. Eppure loro l'hanno inventate le primarie, no? Il PD adesso, no, sì, le hanno fatte negli stessi giorni che c'è stata, cioè sì, le hanno fatte per la Stein. Sì, sì, noi l'avevamo chiesto. Nelle stesse periodo andavano semplicemente fatte per risolvere un problema che poi si è risolto con un terribile casino di alti e bassi, con anche una scelta nostra a un certo punto. Cioè, io dicevo, Bracco non l'ho mai imposto. Tant'è che a un certo punto, per cercare di fare massa, abbiamo anche fatto la scelta insieme a Ivan di sostenere Domenico Abbo come soluzione che mettesse assieme, diciamo, per le varie anime, diciamo così. Le varie anime, democratica dalla sinistra ecologista nostra e civica che rappresentava Bracco. Poi le cose sono tumultuosamente cambiate, a prescindere da quello che pensavamo anche noi. Per noi comunque alla fine o il metodo o la candidatura di Bracco comunque poteva andare bene e alla fine abbiamo accettato. E adesso hai parlato dei socialisti che hanno proposto all'epoca Laura Moretti, che poi è stata insomma sostanzialmente... Che poi lei diciamo, è sempre stata detta come un po' autonoma rispetto, non era una candidata direttamente a loro. Sto a quello che è stato detto, mi sembra. Sì, sì, sostanzialmente. Ecco. E poi quando lei è uscita, si è candidata come capogruppo del PD, è stata eletta, poi ha abbandonato il PD dopo pochissimo tempo, è entrata nel gruppo misto. Tu hai inviato un comunicato parlando sostanzialmente di una sorta di disegno, di schema che insomma, ti aspettavi che sarebbe andata a finire così. Sì, non ricordo bene il comunicato, però... Adesso non mi ricordo le parole esatte, ecco, l'ho letto, però sostanzialmente... Non è un problema, tanto il ragionamento è quello. Cioè, io più che altro ho visto dall'inizio che questo accordo che sarà creato e la vita all'interno del gruppo del PD era complicato. In qualche modo si sono create le condizioni, come è stata nominata vicepresidente del Consiglio Comunale, con i voti della maggioranza. C'è proprio riferimento a quello, al comunicato. Sì, cioè, c'è stata una serie di passaggi che davano l'idea della non volontà di stare all'interno del gruppo del PD, perché se il gruppo del PD non ti propone a fare vicepresidente del Consiglio Comunale, tu ti fai proporre da un altro gruppo, ti vota la maggioranza, vuol dire che evidentemente non è pensabile che la cosa possa durare più di tanto. Secondo me si è fatta anche chiarezza, poi noi con tutti i gruppi di opposizione, un po' meglio, più assiduamente, un po' più, noi cerchiamo di collaborare comunque sui temi, per cui per me non c'è un problema. Ora c'è anche il gruppo misto, e quando c'è... Ma loro secondo te stanno facendo opposizione al gruppo misto, come la giudichi questa opposizione? La fanno come ritengono di farla, diciamo, io la trovo poco ficcante, ma ho il mio modo di vedere come si fa l'opposizione. E invece quella del PD com'è invece di opposizione? Intanto poi il PD deve completare questo percorso dell'ingresso di Bracco, per cui così. Io anche con i consiglieri, con Verda e con la Belotti, cerco di collaborare, ognuno c'è un po' il suo profilo, loro cercano di dare uno stile alla loro posizione. Non sempre vado pienamente d'accordo, ma mi confronto, per cui non voglio dare... Dici qualcosa di sinistra però, intanto. Una cosa di sinistra, io? Ma io di sinistra le cose le faccio, le scrivo nei comunicati. Ecco, però a proposito sono di comunicati lunghi. A proposito di sinistra, non sono semplici. La sinistra, cioè una volta la sinistra si diceva, vabbè, litiga col PD, sostanzialmente, o comunque con il centro-sinistra, ok? Sì. Adesso invece litiga anche... nella sinistra, cioè Rifondazione non va d'accordo con Selle, poi ci sono comunque un sacco di contrasti interni, no? Ecco, quello che ti volevo chiedere io è, come mai il progetto che era nato durante l'amministrazione Capaci, cioè Imperia Bene Comune, che aveva funzionato bene, perché la candidatura di Grosso fu una candidatura forte e prese anche un buon numero di voti, perché è naufragato quel progetto politico? A un certo punto è naufragato perché mentre nella prima fase... sulla scelta di Grosso ci fu una sorta di equilibrio, anche perché lui era un po' una figura terza, quindi questo magari aveva agevolato. Quando siamo arrivati alla fase, diciamo, successiva, e non era scontato che ci fosse
per noi era anche logico nel momento in cui si fa opposizione non ripresentare lo stesso candidato sindaco, non avendo nulla con Grosso, lui era anche, diciamo, non così convinto di rimpegnarsi, tant'è che poi ha... Sì, portò due consiglieri nel Consiglio Comunale. Lui è Servasi. E abbiamo avuto un bel risultato in quell'occasione. Abbiamo cercato di lavorare per, come dire, riproporre esattamente la stessa cosa. Poi a un certo punto c'è stato uno scarto da parte di uno dei partiti che faceva parte di quella realtà, che era la Rifondazione, che ha fatto l'operazione di Potere al Popolo, che a un certo punto, mi ricordo, fece anche un comunicato molto duro contro Grosso, per dire, come a segnare il fatto che loro volevano fare altro. Secondo me sbagliando, perché non hanno ottenuto il risultato che tenevano, noi siamo stati costretti, e io mi sono messo a disposizione, a fare una cosa in emergenza per segnare un punto, che diciamo quel tipo di profilo politico non poteva non esserci in quelle elezioni. Ho preso i voti che ho preso, pochissimi, meno del 2%, ma è stato un inizio per ricostruire per il futuro. Il fatto che io sia arrivato, diciamo, con l'Alleanza Verde e Sinistra, abbiamo avuto un ruolo, siamo stati nel dibattito politico per 5 anni, come se avessimo avuto consigliere comunale, è stata anche, come dire, una risposta. Certo. Io mi sono preso questo impegno. Cioè, avete perso 5 anni, poi, cioè, la sinistra ha perso 5 anni. Ho perso 5 anni dentro le istituzioni che io pensavo non fosse così, diciamo, perché il consiglio comunale è stato un po' dalla destra messo, cioè un po' soffocato, sia nella discussione sia nella visibilità, e questo è un problema che ancora adesso un po' c'è. Però, e quindi, diciamo, molta gente, anche persone della politica, mi ha detto: ah, tu che sei dentro. Io ho detto: scusa, cioè, sono consigliere comunale, scrivo. Erano così importanti che sembrava che fossi consigliere comunale, sì. Però alcuni mi sorprendeva anche cittadino, ma perché il consiglio comunale non lo guardava più nessuno. Però standoci dentro si hanno degli strumenti che non si hanno stando fuori, certo. Assolutamente. In effetti adesso mi sembra che noi siamo riusciti a fare un salto di qualità da questo punto di vista, e c'è un'opposizione che svolge il suo ruolo. Ecco, ma a proposito, sempre rimanendo sulla sinistra, però insomma Lucio Sardi comincia ad essere un politico di sinistra piuttosto conosciuto, che un po' di anni. Carla Lattero idem. Anzi, cioè, no. Il rinnovamento in questa sinistra a Imperia, no, questo è un problema, un po' un disastro, diciamo. Questo è un problema, perché la gente non ci si avvicina, non siete credibili, non riuscite a far presa sulle persone. A parte che vale, diciamo, poi vale in varie situazioni, in varie realtà. Noi abbiamo realtà, abbiamo un consigliere comunale di Savona che ha neanche 30 anni, stiamo crescendo come soggetto politico. Su Imperia, cioè Imperia che sembra Imperia, che faccia difficoltà. Su Imperia è un problema vero, cioè io me lo pongo anche per stanchezza. Faccio coordinatore provinciale dei tempi di Sel. Sel è nato nel antico, 2009, sto parlando di tempi lunghi. Io avrei, diciamo, anche un po' desiderio di creare una nuova fase, una nuova situazione. Lo abbiamo fatto perché c'erano momenti in cui effettivamente la condizione a sinistra era molto complessa e bisognava tenere duro. Ora siamo in una fase nuova, io sono abbastanza convinto che si possa riprendere, e i giovani sono fondamentali. Però in generale c'è un problema di rapporto tra i giovani e la politica di oggi. C'è un problema vero, perché se no, cioè, ci sono anche dei giovani, ma tante volte sono dei giovani che ragionano peggio fra un po' dei vecchi, nel senso che si acconciano a un meccanismo. Io cercherei, diciamo, di portare dalla politica una freschezza giovanile. E senti, tornando brevemente al PD, ma ti hanno mai chiesto di entrare nel PD? O tu hai mai pensato di entrare nel PD? No e no. No, perché è un progetto in cui non ho mai creduto quando è nato, quando è stato dai PDS. Ho fatto come Fabio Mussi. Io mi fermo qua. È stato un percorso di evoluzione ed è stato, diciamo, una scelta che, perché guardava a un altro tipo di progetto su cui stiamo ancora lavorando. Da SEL a Alleanza Verde e Sinistra ci sono delle affinità che fortunatamente abbiamo recuperato dopo una fase in cui sono un po' perse, su cui stiamo lavorando. Il progetto per me è quello. Ok, e tu volevo chiedere un'altra cosa. Sei stato revisore dei conti del Comune di Imperia e nel CDA della Go Imperia. Qualcuno potrebbe pensare, cioè, anche la sinistra, diciamo così, cade nel manuale Cencelli, no? Alla fine, tu cosa ne rispondi? Ho fatto il revisore perché sono qualificato a fare il revisore. Ok, il revisore non lo può fare, diciamo, uno che non ha fatto, che non ha la qualifica che ci vuole un po' a ottenerla. Conseguentemente quello lì è un ruolo tecnico. Okay. Ancora adesso faccio revisore per i comuni, ora c'è il sorteggio, in parte sorteggio, in parte selezione, per cui continuo a fare un mestiere. Okay. È un'altra cosa. Chiaramente allora c'era la nomina del Consiglio Comunale, io venivo votato dall'opposizione, che diceva: mettiamo un revisore, diciamo, di area, che se ci fosse un problema, diciamo, è attento alle nostre sollecitazioni. Quindi questo è un aspetto. Per quanto riguarda il CDA della Go Imperia, ci sono entrato per
perché allora si poteva indicare come minoranza un nome di garanzia all'interno di un CDA di una società pubblica. Scajola tutto questo l'ha cancellato, nomina solo i suoi, poi non risponde mai di niente, lo risponde di Pugi, lo risponde Lago Impero che fa i buchi di bilancio, la Seres 200.000 euro di perdita nel 2022, la casa di riposo un buco, cioè di queste cose non risponde mai niente. Gruviera, lui nomina e basta, poi improvvisamente quando succede qualcosa è meno consapevole, diciamo che è un po' facile, però è un po' così. E senti, invece il bilancio del comune di Imperia, sì, sei per tre l'hai visti, diciamo che è il tuo un po', appunto la tua materia. Sì. Beh, intanto sei stato revisore dei conti del comune di Imperia, però prima ne parlavamo, diciamo così, fuori onda, non hai, diciamo così, vissuto gli anni peggiori dell'amministrazione Capace. Come ha fatto l'amministrazione Capace a ridursi in quelle condizioni? Ma c'erano delle condizioni vecchie. L'amministrazione Capace ha fallito politicamente perché a un certo punto non sapeva più cosa fare. Sono entrati, ha messo mano a tutte le situazioni che erano disastrate, perché c'è stato il commissariamento, quindi c'era una situazione complessa. Per esempio sul porto, col passaggio a Lago Imperia. Finito quell'emergenza lì, deve avere un progetto, un'idea, un modo di lavorare assieme. Si sono andati letteralmente ai pantanali, l'ho visto stando dietro Lago Imperia, perché ho visto un'amministrazione che non sapeva, cioè, diciamo... I debiti fuori bilancio, se ce li hai, non è che no, ma c'erano situazioni che erano anche pregresse. Uno dei problemi che c'è stato grosso, che poi ha creato la situazione, per esempio, era il fatto dei canoni di depurazione di Amat, che Amat non aveva mai pagato al comune. Li avete scritto oggi sul passaggio Amat Riviera Acqua, dove la nuova comune del debito. Esatto, questa cosa qua è una cosa vecchia. Da revisore vedevo e segnalavamo che Amat non pagava i canoni di depurazione che i cittadini pagavano sulle bollette. Sì. Poi ha fatto fallire, a proposito, Amat, dove diciamo sono state le nomine, ART anche, dove Scaiola fa le nomine, c'è stato anche come presidente quando è stato sconfitto da Berio dentro all'RT, e poi tutte queste società improvvisamente con tutti questi amministratori scelti così bene, improvvisamente, stranamente, vanno a gamba all'aria, perché arriverà qua, non mi pare che Saldo fosse una persona estranea a Scaiola. Purtroppo, diciamo, abbiamo una politica che comanda, dice di decidere, ma poi alla fine porta a casa dei risultati. Però quello che ti voglio chiedere io è, visto che tutti, un cittadino normale si chiede, com'è possibile che Capace abbia finito il suo mandato con il bilancio in quelle condizioni, poi arriva Scaiola, allora, non solo mette a posto il bilancio, quello insomma che sostiene lui, che sostiene la sua amministrazione con i famosi manifestoni sì. Ma poi spende un sacco di soldi. Allora, ci sono vari aspetti. Uno di procedura. Cioè, questi soldi ci sono o non ci sono? Una di procedura. Hanno preso in mano il bilancio e hanno attivato la procedura dell'equilibrio pluriennale. Cioè, hanno usato un sistema che esiste per i comuni per dire, se sei inguaiato, c'hai un debito, ti consente di attivare una procedura che un po' ti vincola, ma neanche così tanto, e ti consente però di spalmarlo nel tempo. Ok. E quindi questo è stato fatto, ed è stato uno strumento che ha liberato, diciamo, capacità e risorse al comune di Imperia. Poi sono arrivati, diciamo, i tanti soldi dei finanziamenti. Scaglionava lì, cioè, 180 milioni. Cioè, abbiamo le strade devastate, qua siamo vicino a Via Schiva. Io la mattina faccio quel tragitto lì ed è una roba terribile. In pieno centro abbiamo le strade con buchi non mantenute. Abbiamo, diciamo, tante situazioni cittadine lasciate così. Anche sugli interventi per cui si sono ottenuti quei 180 milioni, la difesa delle coste, i moli sono già mezzi rotti, sono andati anche su Molo Lungo si vede Oneglia, i moli, le dighe, diciamo, verso il Pennello sono già mal ridotte. Sono arrivati anche questi soldi che hanno aiutato, indubbiamente. Si è fatto un grande risparmio personale, un taglio deciso sul personale, quello per i servizi, non sul personale. Gli asili che sono stati privatizzati, i parcheggi che sono stati internalizzati, si è risparmiato un sacco di IVA, ma noi abbiamo continuato a pagare gli stessi parcheggi, l'aumento dei posti di pagamento e poi l'operazione multe, che è stata un'operazione, diciamo, con gli autovelox, che ha dato una spinta. Perché quando tu hai 10 milioni di euro diciamo da recuperare e poi lavorare sui milioni di euro nel tempo di multe, ovviamente degli strumenti te li dai. Basta leggere le relazioni che fa la Corte dei Conti, dicono chiaramente dove si sono tirati fuori i soldi. Gli asili sono stati, diciamo, uno dei punti dove si sono risparmiati centinaia di migliaia di euro. Ora, se è buona amministrazione, si può dire. Magari, come dice Scaiola ogni tanto quando parla dell'ESA, dice: ma magari questo servizio qua, privatizzarlo, forse non era la scelta giusta, no? Solo quello. Poi però lo dice sempre dopo, sugli altri, quando le cose sono successe. Se poi magari succede che gli asilini dell'impero a privatizzarli non sono stati un sistema per renderli più efficienti, ma semplicemente per risparmiare, qualcuno si domanderà, ma era giusta questa scelta? Peccato che l'ha fatta. Poi ora fanno anche i fenomeni.
E noi andremo a vedere bene i conti, perché su questa accelerazione del recupero bisogna mettere mano. Perché io qualche dato l'ho già visto e ci sono cose... Hai qualche dubbio, diciamo. Ma no, preoccupanti, perché per dire, sui rischi che ci sono, legati anche ai lavori pubblici, non ci sono accantonamenti. Voglio chiedere un'ultima cosa, una risposta secca. Sì. Secondo te, Bracco, potrà essere il leader dell'opposizione che si candiderà fra 3 anni, 4 anni, leader del centro-sinistra, oppure secondo te il centro-sinistra ha bisogno di un'altra figura? Tanto non ragiono sull'ottica dei leader. Noi dobbiamo lavorare questi anni e poi chi ha lavorato bene si sceglierà con maggiore capacità di valutazione. E io penso che sono importanti gli anni che abbiamo davanti. Quindi non è lui, diciamo, la figura di riferimento, secondo te? Ma non c'è nessun automatismo. Non c'è nessun automatismo. Ogni volta uno fa una valutazione. Anzitutto la deve fare anche lui, no? Perché poi deciderà che tipo di proposta fare, se riterrà di farla, che ruolo assumerà, eccetera. Ma poi non ha senso deciderlo prima. Noi non abbiamo un capo. Bene, Lucio, ti ringraziamo. Grazie, Lucio. Poi quando si diverte, come passa il tempo. Facciamo così, promettetemi che la prossima volta che vengo, sarà dopo che vengo a Toscaiola, ci sarò io. Claudione, lo invitiamo. Venire, noi lo aspettiamo. Ma possiamo anche andare noi, se lui ha fatica a fare le scale. Noi andiamo tranquillamente in comune, tanto voglio dire, là c'è tutto lo staff, voglio dire, non c'è problema. Io posso... Ci organizziamo. Poi c'è la cucina, del bagno, c'è tutto. Possono fare da mangiare, possono fare, qua è molto spartano, poi vedete una parte bella, ragazzi, spumanti di champagne dentro il frigo del bagno, viste io, bellissime, ostriche champagne, fai le paricca. Va bene, grazie per aver seguito la 12ª puntata del Gatto e la Volpe, ci vediamo alla 13ª puntata del Gatto, se Dio vuole, sempre, grazie, ciao.